Tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì, quindi cosa succede ogni martedì? Esce un nuovo video delle Makeups Angels, quindi un video che riguarda me, Fabiana e Elisabetta. Per questa settimana vi vogliamo proporre un video molto particolare, perché noi abbiamo un cruccio, perché diciamo le cose che ci piacciono di più acquistare e frequentemente sono le palettine. Noi acquistiamo tantissimo le palettine, vuoi il packaging particolare, vuoi un ombretto che nella nostra makeup collection non c'è e noi ci facciamo abbindolare tranquillamente con queste, diciamo, palettine. Allora, io voglio farvi vedere vari brand e varie palettine. Se non mi sbaglio, una o due di queste palettine sono in edizione limitata, ma ve li volevo far vedere proprio perché a me sono piaciute tantissimo e soprattutto hanno dei pigmenti, delle cose particolari che veramente in altre palettine non ho trovato. Allora, inizierei proprio con queste palettine. Di norma, cosa cercate voi nelle palettine occhi? Un ombretto chiaro, un ombretto scuro, un ombretto da sfumatura e tutto. Io tutto, voglio che la palettina faccia di tutto e di più e la cosa che preferisco di più in assoluto è prendere una palette e farmi direttamente il make-up, un look completo direttamente con quella palette. Non lo so se a voi vi è capitato mai una cosa del genere, ma a me sì. Già sono in mood natalizio, se vedete sia le corna, sia le corna che lì dietro abbiamo l'orsetto e Babbo Natale già messi lì in esposizione. Vabbè, iniziamo il video. Allora, la prima palettina che vi faccio vedere è questa. Sinceramente l'ho utilizzata una volta, non ho fatto il video perché ho visto che il video di make-up non ve li state guardando, quindi credo che li farò su Instagram, così pace e amen, se non li volete, non posso farci niente. Se li volete scrivetemi un commentino se volete qualche make-up di queste palettine che vi sto facendo vedere. Allora, la prima è questa ed è la Mine Event, che è una palettina bellissima di Morphe, ha 24 shade di colori ed ha una pigmentazione pazzesca. Allora, io ce l'ho sempre nella custodia perché mi viene più facile, qui ce l'ho in esposizione dell'espositore, automaticamente non li tengo senza, diciamo, la custodia, alcuni. Questa è la palette, come vedete è abbastanza grande quanto il mio faccione, e aprendola ha uno specchio abbastanza grande e poi ha tutti questi colori. Perché mi piace? Mi piace perché ha un range di colore molto molto bello e soprattutto perché ha tutti questi pigmenti pressati, che sono anche dei glitter favolosi. E la particolarità è nell'ultima fila, scusate, nell'ultima fila dove con diciamo il pennello bagnato riuscite a fare anche una riga di eyeliner, quindi avete di tutto e di più. Quindi abbiamo Allora, l'unica cosa che manca in questa palette è un color chiaro, tipo un panna chiaro per sotto l'arcata, perché poi abbiamo un nero, un grigio, un marroncino, abbiamo anche ombretti da piega e poi abbiamo questi glitter che sono una favola, veramente una favola. Sembra intonsa, ma l'ho utilizzata. E devo dire, qui infatti ci ho dato anche un'unghiata, devo dire che mi piace tantissimo e posso dire che gli ombretti della Morphe sono ottimi ombretti. Sinceramente, mi è piaciuta tanto. E questa è la prima. La seconda, Oviamont, si parla di la 24A Artist Pass. Questa è bellissima, i colori sono un che di spaziale. L'ho voluta tantissimo, infatti quando la volevo prendere, era andata subito sold out. Fortunatamente l'hanno riportata e quindi sono riuscita a prendermela. Packaging favoloso. Ovviamente apriamo. Ah, lo stesso specchio dell'altra palettina, ma qui abbiamo delle cose molto molto più particolari, tra cui queste stelline qui. Sì, queste qua. Queste stelline e sono degli ombretti veramente molto, ma molto, ma molto pigmentati. Io devo dire che mi trovo bene, non mi è mai, forse nei primi tempi, capitata una palettina con degli ombretti poco pigmentati. Sinceramente, questa mi piace tantissimo, ha degli ombretti
veramente che sono, cioè guardate qua, anche il giallo stesso, cioè sono degli ombretti che veramente scrivono alla perfezione e hanno una pigmentazione pazzesca. Io devo dire che mi sono trovata bene, ne ho soltanto due per quanto riguarda Morphe, ma devo dire che mi sono piaciute tutte e due. Poi, non vi voglio spoilerare ovviamente quelli acquistati di recente perché stamattina mi sono arrivate. Mi sono arrivate. Avevo reso tenere i denti. Mi sono arrivate delle palettine che avevo acquistato da Sephora, tra cui una sorellina e una sorellona. Anzi, no, sono due sorellone di quelle grandi. Allora, qui ve ne faccio vedere le due che io già posseggo, ma equivale a una palettina, sinceramente, perché vi faccio vedere questa perché vi voglio nominare questa tipologia di ombretto, che sarebbe la tipologia che io ho provato. Li ricomprerei perché? Allora, prima di tutto sono piccole e sapete tutti che quando adesso non è la nostra situazione, però quando si ritornerà a viaggiare, che si potrà fare anche dei weekend fuori, chi li fa? Chi li fa? Io non l'ho mai fatto, quindi comunque chi farà vacanze o chi farà la qualsiasi cosa, sono delle palettine che puoi portarti in giro tranquillamente, certo, potrei portare in giro tranquillamente, sono dei ombretti pigmentati, potete fare qualsiasi tipo di make-up. Certe volte sento delle persone che dicono: ah, con questa puoi fare soltanto make-up, ma non è, cioè, per me non è vera, non è assolutamente vera questa cosa, perché io con queste palettine posso fare più di un make-up. E se volete, vi posso far vedere anche come mi trucco io con queste palettine. E sinceramente, io mi ci sono trovata benissimo. Come pigmentazione, come sfumabilità, sono una cosa eccezionale. Eccezionale per Amanda. Sono bellissime. Guardate qua che pigmentazione. Ora ditemi voi se le altre palettine hanno questa pigmentazione. Io ovviamente, avendo comprato anche le sorelline grandi, quelle giganti, voglio proprio vedere se sono così come queste qua piccoline. Io sinceramente queste le preferisco. Io queste due è l'ultima che mi è arrivata. Perché sono quelle che sono quelle che mi piacciono di più in assoluto e che ricomprerei assolutamente, sia per quanto riguarda la pigmentazione, sia per quanto riguarda il range di colore, perché io adoro questo tipo di palettina. Un'altra palettina che ho utilizzato e che sinceramente mi è piaciuta tantissimo, a differenza di quasi, non dico di alcune sue sorelline, sto parlando di queste qua di Huda Beauty, le piccoline, le Obsession. Questa è la Move e devo dire che questa mi piace di più delle altre palettine. O perché ha i colori che io adoro in assoluto, chi mi conosce sa che a me piacciono i malva in tutte le sue versioni, in tutte le sue tonalità, più chiare, più scure, più rosse, eccetera. E quindi a me piacciono tantissimo, mi piacciono molto questi colori e soprattutto questa palettina io la adoro perché si sfuma in un niente, quindi ottimo. Poi, sempre parlando di Huda, io volevo farvi vedere la Mercury Retrograde. Perché? Perché a me è piaciuta. Io sinceramente la ricomprerei assolutamente. Pegajin a me è stata regalata dalla mia migliore amica, quindi non l'ho comprata, però la ricomprerei. Questa è una palettina pazzesca, ha un Pegajin esterno che è la fine del mondo e poi ha degli ombretti all'interno che sono una favola. Veramente una favola. Mi piace tantissimo il range di colore che ha, mi piacciono queste tonalità pastello, io adoro questi colori. Di norma li utilizzo anche in inverno, anche se alcuni dicono che non si possono utilizzare, però chi se ne. A me se una cosa piace la utilizzo. Io poi sapete tutti che dipende come mi vesto, mi faccio un make-up, quindi non sto proprio a guardare se fuori piove oppure no. A me se una cosa piace, piace, quindi la utilizzo. E quindi questa è un'ottima palettina. Mi piace tantissimo anche i suoi pigmenti pressati, sono veramente
una cosa eccezionale, cioè. Andiamo. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere Anastasia. Anastasia, sapete tutti che io adoro le palettine di Anastasia, ne ho alcune, ma queste due sono le palettine che sinceramente ricomprerei in assoluto. Non parlo per il packaging perché sinceramente è un packaging semplicissimo, sia questo qui del come si chiama questa Jackie Aina? Sì, la Jackie Aina che è in tipo pelle, ma soprattutto per i colori. È un range di colori che a me piace. Ci sono la prima fila, io esco pazza per questi ombretti e la cosa che mi piace di più è la texture di alcuni di questi. Perché sono di una cremosità pazzesca, cioè questi sono gli ombretti e sono di una cremosità pazzesca, cioè voi li mettete e li rimangono. E quindi è una cosa che mi piace. Alcuni dicono spolvera, ma io batto il pennello e ciao, cioè non è che mi interessa se spolvera o no, a me interessa la resa che ha sugli occhi e sinceramente mi piace tantissimo. Sto andando veloce perché non voglio farvi un video troppo lungo perché non vorrei annoiarvi sinceramente. Se volete qualche make-up per quanto riguarda queste palettine che sto facendo vedere, ditemelo che io ve lo faccio. Un'altra mia preferita è la Subculture perché Culture, la Sub, a parte il packaging di velluto che si sporca, sinceramente io non la tocco mai con le mani sporche, non lo so. Non lo so voi. Se vedete il rossetto nei denti non ci fate caso. È una cavolata. Io lo faccio per vedere se voi siete attenti. Lo metto apposta nei denti. Capito? Allora, la subculture. Allora. Esce la siciliana che c'è, ma capito? La subculture è una bellissima palette e sinceramente in questa palettina ho riscoperto i verdi. Io credevo di non stare bene con i colori di questa tonalità, quindi con il verde, verde bosco, verde scuro, verde petrolio. Sinceramente credevo di non starci bene. Invece ho notato che il verde accompagnato con il bordeaux e con altri colori, sinceramente mi sta piacendo e quindi li sto utilizzando a manetta perché mi piace. Poi mi piace il fatto che c'è questa senape qui. Cioè questo giallo, questa senape, devo dire che sono dei colori che mi stanno piacendo tantissimo e non credevo. Questa mi ha colpito subito per il range di colore perché ovviamente se ci fate caso in queste palettine che vedete, sì, ci sono degli ombretti molto simili, ma alcuni sono proprio diversi totalmente l'uno dall'altro. Speriamo di non sporcarmi il viso, già che faccio chiacchiere. E niente, questa mi piace, sicuramente la ricomprerei a occhi chiusi. Poi, un'altra palettina che ricomprerei, la vedete spesso nei miei video perché è una palettina che nomino spesso perché mi piace, ed è quella di Carmi Mua. A me piace questo ragazzo, piace anche il suo modo anche di parlare con le persone che guardano i suoi video. Lui ha dei ragazzi molto giovani, anche persone adulte che lo ascoltano, e mi piace il fatto che dice delle cose molto molto particolari e molto vere e anche delle cose significative. Quindi vi consiglio di guardare i suoi video perché è molto bravo e specialmente spiega anche il make-up, che è una cosa che io adoro in assoluto. Comunque, questa è la palettina di Carmi Mua, la Make Magic. Ed è una palettina. E questa qua la vedete un po' rovinata perché è una palettina che io utilizzo sempre. Allora, il range di colore vedete anche che esistono il verde in questa palettina perché a me piace. E devo dire che ho utilizzato anche questo arancionino qui, che di norma io non avrei mai utilizzato questo tipo di colore. E mi piace tantissimo e ovviamente di questa palettina mi piace proprio questa prima fila in basso, che al contrario sarebbe la prima fila, eh? Per questo ho detto prima fila in basso, questa prima fila perché ha dei colori pazzeschi e hanno una cremosità che veramente vi lasciano a bocca aperta. E
Io li ho utilizzati e si vede pure, mi dispiace per farla vedere in questo stato, ma si vede che è stata utilizzata e si vede soprattutto che mi piace, ma mi piace anche proprio il verde che c'è, che sono dei colori molto, ma molto pigmentati. Sempre per quanto riguarda palettine, e sinceramente l'ultima che vedete vi farò capire, la mia preferita in assoluto per quanto riguarda le palette, avete visto anche il video della scorsa settimana delle Makeup Angels perché l'ho proposto a Fabiana, perché sinceramente era la mia palettina preferita, proprio quelli erano i miei prodotti preferiti in assoluto, quindi sto parlando della New Nude di Huda Beauty. Il packaging è fantastico. Io sinceramente non ci ho pensato due volte ad andarla a prendere quando fu l'anno scorso, se non sbaglio. Sono andata a prenderla subito perché era una palettina che bramavo proprio al solo guardarla. C'era qualcosa che mi attraeva in una cosa pazzesca e quindi l'ho dovuta prendere. È stupenda, bellissima. Questi sono i colori che io adoro in assoluto. Cioè, se io ho la possibilità di truccarmi tutti i giorni. Questi sono i colori. Io adoro questa tipologia di colore, adoro queste sfumature di colore, adoro questa brillantezza che c'è, che non è troppo, cioè non è troppo, ma è troppo, cioè ha quel giusto via di mezzo, perché certe volte è o troppo o troppo poco. E qui avete tutte e due le differenze, quindi potete sia truccarvi in modo esagerato, sia truccarvi in modo chic, in modo particolare. E quindi mi piace proprio le sfumature che ha, il malva, il violetto qui. Sono degli ombretti che mi strapiacciono sinceramente tantissimo e quindi la ricomprerei a occhi chiusi. L'ultima che vi faccio vedere è una palettina che è composta. Perché composta? Allora, prima di tutto vi faccio vedere, ho scelto questa per non scegliere tutte le altre di Nabla, perché sinceramente sono cose viste e riviste. Io preferisco questa palettina. Va bene che sono degli ombretti in cialda singola che voi poi mettete in una palettina vuota, ci siamo? Però è una palettina completa. Per me è una palette completa. E questo è il mio ideale di palette, perché va bene il packaging, va bene la marca, va bene tutto, ma la qualità degli ombretti e la sfumabilità, i colori, è tutta un'altra cosa. Questa è la palette che ricomprerei a occhi chiusi. Io l'ho presa quando fu dei 70 euro, proprio ai prezzi di Huda Beauty, però io ho un range di colore che di solito in tutte le palettine che vi ho fatto vedere non avete visto. Un colore chiaro, un colore scuro, degli ombretti da sfumatura, da piega e sinceramente sono delle cose che non spesso si vedono in delle palettine perché oh mannaggia, mi manca il nero, no, ma qua in questa palettina non ci sono colori chiari da sfumatura, tutte queste cose. Io invece in questa palettina, già composta da Mr. Daniel, ma non perché lui, non, a me non interessa, a me non interessa nemmeno del brand, a me piacciono questi ombretti, infatti spesso mi capita di utilizzarla e di accoppiarla a tante altre palettine. L'ho accoppiata con questa, l'ho accoppiata con la New Nude. Sinceramente l'ho accoppiata con tante tante palettine perché è una palettina che mi aiuta a diciamo a definire tutte le altre oppure a finire un make-up delle altre palettine. A me piace tantissimo. Io vi ho fatto anche il paragone poco fa di queste qua. Si possono anche, cioè io mi posso anche truccare con questi colori, fare una sfumatura soltanto col verde, poi mettere all'inizio dell'occhio la parte luminosa e poi sfumare con il marroncino. E già questo è un make-up, poi ne posso fare un altro con diversi colori. Cioè, poi è lì la nostra fantasia che va avanti e inizia a circolare, diciamo, nel nostro cervello. Però se diciamo io voglio una palettina che mi possa aiutare in un make-up anche da tutti i giorni, quindi un make-up semplice perché rendiamoci conto, non è che tutti mettono i glitter o brillantini anche quando diciamo vanno al lavoro.
Io mi sono accorta che molte persone non fanno dei trucchi abbastanza particolari. A me piacciono, io quando esco voglio avere un trucco particolare, non mi faccio un trucco basic. Dipende poi dove devo andare, se devo andare a fare la spesa, non è che mi metto il glitter fino al cervello. Faccio un make-up semplicissimo con toni naturali e basta. Però se devo andare a un evento, devo fare delle cose particolari, anche truccarmi per stare a casa, per andare a prendere il caffè da mia mamma, io sinceramente, quando si ricomincerà ad andare a prendere il caffè, io sinceramente li utilizzo. Questo è il mio range di colori per quanto riguarda le palettine occhi. Sinceramente mi piacciono tutte, sinceramente io adoro queste tipologie di video perché mi piacciono e mi fanno scoprire anche dei gusti nuovi per quanto riguarda voi in generale. Quindi se volete un make-up per quanto riguarda queste palettine, scrivetemi un commentino che io risponderò subito alle vostre richieste e farò il video. O se vi piace la tipologia di video su Instagram, li farò lì. Se siete arrivate fino a questo punto, mettete l'emoji che adesso vi metterò qui in sovraimpressione, che sarebbe la palettina di colori per quanto riguarda dipingere, perché mi piace molto questa cosa e ci sarà qualche premietto per alcune persone, visto che non si può fare il giveaway perché dicono che è una cosa illegale. Io cercherò di fare un regalo, perché i regali si possono fare a delle ragazze o ragazze, ovviamente. E nel frattempo capiremo anche chi vede i video fino alla fine e chi no. Allora, per quanto riguarda questo video è tutto. Ovviamente, se volete, scrivetemi un commentino qua sotto se volete fatto un make-up per quanto riguarda queste palettine che vi ho fatto vedere. E che dirvi? Io, se fossi in voi, andrei subito a vedere cosa ci ha proposto Fabiana e cosa ci ha proposto Betty. A proposito di Fabiana, Fabi, vedi, ho comprato un altro cerchietto, visto che l'altra volta nel tuo video hai nominato che ho un sacco di cerchietti, quindi questo è un altro per Natale, che carino. Invece, per quanto riguarda Betty, ho fatto le unghie al cioccolato. Se non capite perché, andate subito a vedere il video di Betty 82 perché ha fatto un make-up di... Scopritelo. Io per questo video vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!